Amici avventurieri, bentornati sul canale di Te lo do io il dungeon. Io sono sempre Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage. Allora ragazzi, oggi di cosa vi parlo? Dovete sapere che qualche giorno fa ho partecipato ad una live sul canale Telegram Segrete e Dragoni. In questa live ero intervenuto in qualità di ospite insieme ad un altro Dungeon Master, penso pure lui vintage, un altro Lorenzo che scrive il blog Dietro lo Schermo, che vi invito di andare a leggere. In attesa che venga pubblicato il tracciato con la live che poi vi condividerò, ho pensato di realizzare questo video su come io progetto un dungeon e quali sono quegli elementi a me cari che non devono mai mancare. Ma attenzione, vi avverto, temo che sarò un po' prolisso. Ebbene sì. Allora, pronti per il video? Dai, 3, 2, 1, video! Il dungeon, come progettare un dungeon. Il mio primo dungeon come giocatore. Allora ragazzi, era il lontano 1993 e dopo tanta fatica riuscii a raggruppare un gruppo di amici e un dungeon master per giocare D&D. Iniziamo a giocare con la famosa e storica scatola rossa con il dungeon in essa contenuta. Affrontai così il mio primo mostro in assoluto, il verme iena e naturalmente il mago Bargol. A quel tempo non avevo molta esperienza e il gioco per me e i miei amici divenne soprattutto un'esplorazione e un combattimento continuo nei dungeon, e solo un po' alla volta iniziamo a vivere avventure cittadine o per mare, ad esempio. Si fece strada un po' alla volta i roleplay ed altri concetti. Nel frattempo divenni Dungeon Master e il passaggio a questo ruolo mi permise di sperimentare la creazione di avventure e naturalmente la creazione di nuovi dungeon. A distanza di anni penso con affetto a quelle lunghe ed interminabili partite, quei dungeon che al giorno d'oggi non riuscirei più a sopportare poiché i miei gusti sono cambiati, mantengono un esclusivo posto nel mio cuore. Cos'è un dungeon? Quando penso ad un dungeon, penso ad un luogo chiuso, delimitato, organizzato in stanze. Potrebbe essere un sotterraneo, artificiale o naturale, tipo una grotta, il ventre di una nave, le carrozze di un treno, le stanze di un palazzo, oppure un labirinto di siepi. Penso che il dungeon sia un archetipo narrativo semplice ed assimilabile, con cui è facile approcciarci. Pensiamo ad esempio a come è organizzato un libro, è una storia organizzata in capitoli. Pensiamo ad una serie TV. È una storia in cui ogni singolo episodio contiene una sottostoria con una trama che può essere orizzontale o verticale o un misto tra le due, e quindi qualcosa facile da capire, al di là che sia sottoterra o sopra, poiché è una narrazione che fa parte di noi fin dalla nostra infanzia, fin dai primi libri, fin dalle prime storie che ci hanno raccontato i nostri genitori, magari appuntate alla sera mentre eravamo a letto. È una storia divisa in scene e pezzettini, che poi sono le stanze del dungeon. Quindi è uno schema, forse il più elementare e facile da assimilare. Perché i dungeon hanno fascino? Allora, io non sono in grado di fare né un'analisi storica né letteraria. Mi limiterò pertanto di darvi il mio parere soggettivo per un semplice esercizio di discernimento e confronto. Il primo elemento è l'oscurità. I dungeon sono bui e l'oscurità è una componente molto forte di mistero e ricca di suggestioni che provengono, attenzione, dalla nostra infanzia. La paura del buio e il senso di insicurezza che percepiamo nell'oscurità penso siano una sensazione che appartiene a tutti. Esplorare la giungla alla scoperta di una città perduta può essere suggestivo, ma l'oscurità di un dungeon, per me almeno, non è uguale. Secondo elemento è sottoterra. Oltre all'oscurità, la componente sotterranea aggiunge fascino al mistero. Pensiamo un po'. Molti reperti archeologici dove vengono trovati? Sottoterra. E i tesori dove vengono sepolti? Sottoterra. Eppure noi, quando lasciamo questa esistenza, finiamo sottoterra. I sotterranei nascondono prigioni, cripte e tesori preziosi.
Il sottoterra rappresenta anche l'ultraterreno, è il luogo dove nella letteratura e nei miti troviamo l'inferno e può essere simbolo anche di male, poiché è lì che si va a finire quando ci si ammala in modo incurabile. Tutto ciò è sempre più affascinante. E il terzo elemento, invece, è vincere la paura. Chi si avventura nei dungeon affronta prima di tutto se stesso e la propria paura del buio. Combatte con la paura della morte, si avventura incontro ad essa, ma con la speranza di evitarla. Chi scende sottoterra sa che sta per vivere un'avventura che lo cambierà per sempre e spera di emergere dopo aver fatto una grande scoperta, o nel nostro caso, che giochiamo D&D, di essere passati di livello. L'avventuriero subisce il fascino irresistibile dell'esploratore, assapora il rischio e, vincendo le proprie paure, si ammala di avventura. Come progettare un dungeon? Dopo questa mia lunga introduzione, procedo a darvi un po' di ciccia, di sostanza. Quali sono per me gli elementi che danno vita ad un dungeon credibile e bello da esplorare? In base alla mia esperienza sono tre, guarda caso, può darsi che sia un bias cognitivo, ma anche se fossero quattro non cambierebbe la sostanza. Quando io, attenzione, progetto un dungeon, faccio in modo di tenere conto dei seguenti tre elementi. Il primo è lo scopo per cui era stato creato. Il secondo, chi vi abita ora. Ed il terzo, aggiunta di particolari che invogliano l'esplorazione. Attenzione, non parlo di particolari estetici, ma proprio di elementi, di cui dopo vi farò degli esempi, che possono invogliare gli avventurieri a continuare a esplorare quel dungeon, a cercare ciò che non hanno trovato. Progettare un dungeon, lo scopo. Allora, in rete si trovano tantissime mappe di luoghi e dungeon che possono essere riutilizzate per le vostre avventure e pertanto qui non voglio darvi dei tecnicismi su quante stanze mettere di un tipo piuttosto che di un altro. E dato anche che abbiamo tutti dei gusti differenti, non vi dirò se sia un bene o un male progettare dei dungeon grandi o piccoli. Invece, ciò che trovo al giorno d'oggi dispensabile e dare credibilità all'esistenza di quel dungeon che volete utilizzare per le vostre partite. Quando lo si esplora, i suoi muri, le sue stanze, la sua architettura devono parlarci prima di tutto dei suoi creatori, se ve ne sono stati, e poi anche di chi vi abita. Quindi, quando progettate un dungeon, potete anche inserire elementi insoliti come cascate di lava, giardini fioriti, stanze di gelatina, fiumi sotterranei che vanno al contrario, che ne so, da sotto verso sopra, gravità alterata. Basta che tutto, che a tutto vi sia un senso. Ma torniamo all'argomento. Allora, per quale motivo è stato creato il dungeon? Un dungeon può essere, ad esempio, una tomba, un tempio, ma anche una comunità, una fortezza o una serie di cunicoli naturali o scavati. La selezione è ben più ampia, ma mi soffermo su questi esempi. Pertanto, in questa mia analisi prenderò in considerazione i dungeon sotterranei e partirò dal dungeon tomba. Il dungeon tomba può essere un luogo costruito per custodire la salma di un prestigioso defunto e contenere elementi che narrano la sua storia, le sue imprese e custodire i tesori che il defunto desiderava portarsi nell'aldilà, esattamente come facevano gli egiziani. Oltre ai tesori, possono essere stati scolpiti con lui anche gli animali domestici, servitori, familiari. La tomba può essere stata sigillata per custodire il suo contenuto per sempre e quindi può contenere misure contro intrusi passivi e attive. Vi possono essere inoltre false stanze di sepoltura e trappole mortali, che non prevedono sistemi di disattivazione o di elusione. Oppure, se la tomba era destinata a diventare un luogo di sepoltura di una dinastia o di un clan, dovrebbe possedere sia sistemi di sicurezza, ma anche di elusione, conosciuti da pochi, che permettevano ai familiari e ai servitori di accedervi in sicurezza. I dungeon di tipo tomba solitamente non prevedono nel loro progetto luoghi dove soggiornare o vivere, ma sono luoghi di sepoltura, con memoriali e cappelle per ufficiare i riti funebri. Quando si esplora un dungeon di questo tipo,
si dovrebbe capire se è nato per rimanere sigillato o venire riaperto per frequenti sepolture. Inoltre dovrebbe essere un luogo estremamente silenzioso, trasmettere un senso di soprannaturale, di sacro e di inquietudine. Il dungeon di tipo tempio è molto più complesso rispetto alla tomba, poiché oltre alla cappella principale ed eventualmente secondaria, ad esempio se dedicato a più divinità, potrebbe possedere delle strutture abitative. Chi l'ha progettato e costruito probabilmente l'ha fatto per essere frequentato da pellegrini e fedeli. Mentre un tempio di superficie possiede una struttura principale, circondata da abitazioni o edifici atti a ospitare persone e bestie da soma, un tempio sotterraneo, segreto e clandestino potrebbe avere una struttura assai differente. Ad esempio, in città, un tempio sotterraneo potrebbe essere una piccola struttura con cappella, vestibolo ed eventualmente qualche stanza per il sacerdote e qualche guardia. Gli abitanti della città vi si recherebbero in segreto per officiare i riti, ma non avrebbero l'esigenza di soggiornarvi, sacerdote compreso. Un tempio sotterraneo fuori città, invece, dovrebbe possedere molte più stanze, una struttura d'ingresso difensiva, stalle per animali, poiché per raggiungerlo i fedeli potrebbero aver bisogno di viaggiare e se il tempio è segreto, meglio non lasciarli all'aperto. Una cucina, dormitori e bagni. Sì, ho visto molti dungeon senza latrine e questo è davvero poco credibile. Vivere sottoterra senza un minimo di strutture igieniche rende tutto molto malsano. Infine, non dimentichiamoci di eventuali celle, se è un tempio, ad esempio, in cui si eseguono dei sacrifici, poi i reliquiari e stanze del tesoro ed eventuali cripte con le salme dei sacerdoti defunti. Camminando per i suoi corridoi si dovrebbe percepire sia l'influenza della divinità, ma anche dei suoi costruttori. Quando si progetta un dungeon di tipo comunità o piccolo avamposto, in genere si intende una struttura sotterranea in cui vi abitano stabilmente degli umanoidi o comunque degli esseri intelligenti, ad esempio dei nani. No, sì, dai, i nani sono intelligenti. Escludo dal mio ragionamento grandi città del sottosuolo o comunità abbastanza estese da non poter essere ospitate nel classico foglio quadrettato. Una piccola comunità avrà dei sistemi difensivi d'ingresso sia passivi che attivi, ma a seconda della dimensione potrebbe avere delle stanze adibite a caserma e posti di guardia fissi oppure no. Ad esempio, negli avamposti, i cittadini potrebbero fare a turno nel ricoprire ruoli di guardia, ad esclusione di chi copre il ruolo di sceriffo. Le comunità, a seconda della dimensione, possiedono una taverna o stanze per i visitatori, una stalla, dei laboratori di artigianato di vario tipo, magazzini con provviste e materiali prodotti dalla comunità stessa. Se i cittadini vivono come in una grande comunità, le cucine possono preparare il cibo per tutti gli abitanti, oppure ognuno fa da sé. Vi saranno stie per gli animali da allevamento, terreni agricoli, funghi commestibili, sotterranei, eccetera, eccetera, pozzi e fonti d'acqua e naturalmente strutture igieniche. Costruire una cittadella nei pressi di una fonte termale potrebbe migliorare le condizioni igieniche e la salute dei cittadini. Non dimentichiamo uno spazio dedicato alle divinità, al tempietto, a sali comuni per le riunioni, dove amministrare la giustizia e dove sono contenuti i registri della comunità ed anche un piccolo luogo di detenzione. Una comunità si insedia in un luogo in cui sono presenti delle risorse minerarie, grotte per la coltivazione di funghi o un crocevia di scambio merci. Inoltre la mappa e la disposizione dei luoghi deve riflettere il modo di pensare e di vivere dei suoi abitanti. Cosa sarà messo al centro? Quali saranno le zone più protette? Ad esempio, un dungeon costruito da nani dovrebbe essere differente da un dungeon costruito da Mind Flayer o magari da un Beholder. Questo esercizio mentale all'inizio sarà difficile, tuttavia vi stimolerà molto l'immaginazione e vi permetterà di creare dei luoghi unici e fantastici. Fortezza sotterranea.
grandi o piccine che siano, le fortezze sotterranee si differenziano dalle comunità per la massiccia presenza di forze armate e tutto ciò che può essere utile per mantenere in forma un piccolo contingente. Dormitori, cucine, servizi igienici, vedete che li nomino sempre, sale di addestramento, armerie, fabbri, sale riunioni, centri di comando, sale svago, biblioteche, tempio, stie per animali, stalle, magazzini con scorte alimentari, risorse idriche, cisterne e così via, posti di guardia, sistemi difensivi, passivi e attivi. Una fortezza viene costruita ai confini del regno, a fini di protezione, oppure presso importanti vie di commercio o vicino ad importanti risorse e comunità. Inoltre la fortezza deve avere accesso a delle vie commerciali, strade, fiumi sotterranei, portali eccetera, che ne permettano l'approvvigionamento. Durante l'esplorazione si dovrebbe trovare traccia di queste informazioni a partire dalla dimensione dei corridoi, dall'estensione della struttura, la grandezza e il numero di stanze e così via, percorrendo i suoi corridoi si dovrebbe percepire la forza militare che custodiva. Ed infine metto grotte e cunicoli. Un dungeon potrebbe essere semplicemente formato da una serie di grotte naturali o cunicoli scavati o come conseguenza di alcuni assestamenti del terreno o dall'erosione di un fiume. Le grotte possono essere collegate da fiumi sotterranei, mentre i cunicoli possono essere stati scavati da creature del sottosuolo, ad esempio di vermi giganti, oppure da degli umanoidi. Creature ed umanoidi possono scavare dei cunicoli alla ricerca di grotte, per cacciare delle prede, ad esempio, oppure con lo scopo di evitare a girare zone pericolose. Questo genere di dungeon dovrebbe risvegliare il giovane speleologo che è in voi. Cunicoli claustrofobici, echi lontani, creature albine, terreno insicuro. Dopo aver stabilito lo scopo per cui è stato costruito il dungeon, per proseguire la nostra progettazione dobbiamo determinare da quanto esiste e se il dungeon è stato abbandonato. Sì, poiché questo elemento aggiunge mistero alla nostra progettazione. Naturalmente potete anche scegliere che sia occupato dai suoi costruttori, committenti oppure dalle loro generazioni successive. Nel caso il dungeon sia stato abbandonato, ci sono degli elementi di cui tener conto per rendere il tutto più realistico ed emozionante. Il primo, mancanza di manutenzione. Muri scrostati, crepe su pavimenti e muri, zone insolitamente umide popolate da colonie fungine, radici, ragnatele, arredi lignei, consumati o marci, odori insoliti, nauseabondi anche. Molti di questi elementi sono già inclusi in molte descrizioni. Nulla di nuovo pertanto, se non di estetico. Stato della mobilia degli arredi. Se il dungeon è stato abbandonato con calma, i suoi ultimi abitanti avranno portato via le ultime cose preziose di valore. Se è stato abbandonato in fretta, vi sarà un disordine generale. Se invece il dungeon è stato conquistato, vi saranno scene di battaglia, mobilia e porte distrutte o ammassate come barricate in alcuni luoghi. Oppure nessuno l'ha abbandonato, semplicemente sono tutti morti in una notte nel sonno. A seconda dello stato delle stanze potete capire se erano abitate prima dell'abbandono oppure se sono state usate per resistere ad un assedio o saccheggiate. Questi elementi aggiungono sapore alla vostra descrizione. Celle di detenzione. Se il dungeon è stato abbandonato con calma, in prigione non vi sarà nessuno. Se è stato invece abbandonato in fretta, in prigione potrebbe essere rimasto un malcapitato, abbandonato al suo destino. Invece, in caso di conquista, il detenuto potrebbe essere stato infilzato, lasciato morire o addirittura liberato, chissà. Tempio profanato. Sì, potreste trovare il tempio spoglio, il tempio del dungeon intendo, oppure saccheggiato o profanato, con scritte e disegni. Addirittura riconvertito, se il dungeon è stato rioccupato per un periodo successivo. Ciò potrebbe darvi un'indicazione sugli invasori. Riconversione di stanze. Se il dungeon a seguito dell'abbandono o della conquista è stato rioccupato, i suoi abitanti potrebbero aver rioccupato le stanze, effettuato dei lavori o delle ristrutturazioni,
magari chiudendo o murando alcune stanze. Dovrebbe esserci, da qualche parte, dei resti sulle pareti o dei cartigli con indicate queste ristrutturazioni. Ciò potrebbe sia dare indicazioni per delle aree abbandonate che fornire indicazioni sui nuovi occupanti. Se finora abbiamo pensato ad un dungeon dal punto di vista dell'architettura e della sua storia, ora provo ad immaginare chi vi abita ora. In un dungeon troveremo pertanto elementi certo del suo passato, ma anche del suo presente, e ciò dovrebbe migliorare l'esperienza dell'esplorazione. Immaginate ad esempio di dover passare per una grotta in cui vive un rospo mastodontico divenuto troppo grande per le sue dimensioni. Questo elemento insolito offre spunti divertenti di iterazione. Se il dungeon è rimasto sigillato, in questo caso esplorandolo si potrebbe avere la sensazione che il tempo al suo interno si sia fermato. Questo effetto lo si può rendere con l'odore dell'aria, i rumori, gli echi. Oppure ciò che vi giaceva si è macerato, consumato, incattivito. Ad esempio, all'interno di una tomba rimasta sigillata per anni o secoli potremmo trovare non morti o servitori immortali di divinità dimenticate. Ecco, non forzate scontri e battaglie a tutti i costi, ma cercate di rendere palpabile la sensazione di non essere benvenuti. Alcuni giocatori, quando entrano in modalità di battaglia, perdono qualsiasi coinvolgimento emotivo e diventano delle macchine di azioni, tiri per colpire e danni. Esagerare con gli scontri fa male all'atmosfera. Se al suo interno trovate degli intrusi come delle bestie, ciò potrebbe essere dovuto a terremoti o assestamenti del terreno che hanno creato delle crepe oppure delle fessure per permettere il loro passaggio. Se la tomba o il tempio aveva qualche connessione ultraterrena, potreste trovare anche qualche entità o presenza di mondi che desiderano uscire. E se il dungeon fosse stato abbandonato? Allora, poc'anzi ne ho parlato abbondantemente, pertanto non approfondisco ulteriormente questo aspetto. Invece mi dedico al dungeon rioccupato. Se il dungeon è stato rioccupato da creature intelligenti, ci troveremo di fronte ad un'architettura di un tipo, ma rimaneggiata e riorganizzata con nuovi elementi. Ad esempio, un dungeon creato da nani, ma occupato da Mind Flyer, dovrebbe avere un aspetto differente da un dungeon creato da nani e occupato da goblin, oppure da drow. Fate finta di acquistare una casa e di doverla ristrutturare. La casa diverrà un qualcosa di unico, sintesi di due pensieri o più. Oppure potremmo trovare i discendenti dei costruttori, organizzati e per nulla intenzionati ad accettare visitatori armati fino ai denti. Un dungeon rioccupato potrebbe diventare una sfida impossibile per quei gruppi di avventurieri che attaccano a testa bassa e non sono in grado di elaborare piani differenti dall'effettuare un tiro per colpire perché hanno la build. Infiltrarsi ed esplorare un dungeon rioccupato e scoprire come è stato riorganizzato potrebbe diventare un'esperienza stimolante. Scoprire che un tempio è divenuto una latrina o che la latrina è divenuta una camera del comandante potrebbe essere molto divertente. Ed infine progettare un dungeon in particolari. In questo ultimo punto inserisco elementi di investigazione che diventano sottotrama o gioco nel gioco per scoprire il dungeon e i suoi tesori. Vi faccio il seguente elenco per darvi degli spunti. Ballate. Il bardo del vostro gruppo o un personaggio competente nell'uso di uno strumento musicale, esplorando il dungeon potrebbe trovare delle similitudini tra una ballata e il dungeon. Naturalmente dovrete scrivere la ballata e consegnarla ai giocatori, che potrebbe rivelarsi come un originale indizio sul dungeon e i suoi segreti. Ad esempio potrebbe essere una ballata d'amore, chi lo sa, e avere a che fare invece con le stanze e con gli abitanti del dungeon. Cadaveri. I corpi possono contenere molti indizi. Va presa in considerazione sia il luogo in cui sono rinvenuti che la posizione assunta dal cadavere. Ad esempio, possono essere rinvenuti nei pressi di una trappola,
la loro utilità è indiscussa e servono narrativamente per mettere in allerta gli avventurieri. Possono essere disposti lungo alcune stanze la rinfusa nel luogo in cui è avvenuta una terribile battaglia, oppure possono essere tutti a letto, come se fossero morti nel sonno. Ciò sarebbe abbastanza inquietante. Non dimenticate anche l'incantesimo parlare con i morti, che può aprirvi molte strade, come abbiamo visto anche nel recente film di D&D. Fantasmi. I fantasmi possono essere un elemento molto interessante di roleplay, attenzione, non di combattimento. Defunti tormentati o anime incapaci di raggiungere la pace eterna possono essere elementi utili per conoscere il passato o come risolvere una situazione angusta. Ad esempio, un fantasma potrebbe compiere sempre un percorso che ha fatto durante la sua vita precedente, appunto quando era in vita, solamente che nel corso del tempo il dungeon è stato modificato e pertanto potreste accorgervi che il fantasma sta percorrendo antichi corridoi che sono stati ristrutturati o chiusi e grazie alla sua presenza, per esempio, scoprire un passaggio segreto introvabile. Leve. Ecco, non c'è nulla di più seducente di una bella leva da tirare. E cosa c'è di meglio di una leva? Ben due leve o più da tirare. Per Dungeon Master cresciuti anche come me a pane e mist, prima o poi dovete infilare nei vostri dungeon delle leve, delle carrucole, delle teleferiche, delle volte, dei telescopi, dei congegni strampalati con codici matematici da risolvere. Luci. Le luci servono a vedere, ma in alcuni luoghi possono servire per rivelare messaggi, indizi o passaggi. Per evitare che gli avventurieri vi capitino per caso o il Dungeon Master forzi la scoperta, dovreste introdurre un elemento narrativo precedente all'esplorazione. Per esempio, gli avventurieri, prima o durante l'esplorazione, dovrebbero capire che la luce e l'ombra sono fattori importanti per i costruttori di quel dungeon. Ad esempio, accendere i bracieri di un tempio potrebbe rivelare il testo di un canto di antichi sacerdoti. Se i PG lo intonano con uno strumento musicale adatto, per esempio, che ne so, gli antichi sacerdoti usavano il tamburo. Ecco, questo potrebbe farvi accedere a conoscenze nascoste. Quindi ricordate sempre l'utilizzo delle luci, ma anche di altri elementi, ricordatevi di introdurre qualcosa prima in modo tale che semplicemente i giocatori non sbattono la testa finché non ci arrivino, così non va bene. Se deve essere qualcosa che li faccia ragionare. Messaggi. Un messaggio può essere trovato scritto su di un muro, sotto all'intonaco scrostato o dietro una parete nascosta. Può essere rinvenuto in una cella dietro ad un mattone, in cui un defunto detenuto ha nascosto una chiave. Può essere custodito sotto una mattonella del tempio o nella veste di un defunto. Un messaggio, qualunque esso sia, può essere l'indizio per un tesoro nascosto, la soluzione ad un enigma o un avvertimento. Può essere collegato alla trama principale, come dare vita ad una sottoquest. Pezzo di mappa. Durante l'esplorazione del dungeon, gli avventurieri trovano un pezzo di mappa. Può essere di una zona già esplorata, oppure ancora da esplorare. La mappa può mostrare zone nascoste o un'area che assomiglia ad una già visitata, ma differente per qualche particolare, poiché ad esempio è stata ristrutturata. La mappa può mostrare anche passaggi o cunicoli murati, ma utili ad accorciare la strada, oppure ad evitare zone pericolose. Ultimo elemento che vi propongo sono i suoni temporizzati. I suoni temporizzati sono in grado di mandare in paranoia anche gli avventurieri più controllati. Ad esempio, proviamo a pensare a quale potrebbe essere il loro significato. I suoni possono indicare allarme, ma anche che un'operazione di routine è stata completata. Per esempio, un bacino idrico è pieno ed è pronto ad essere svuotato. I suoni inoltre possono indicare lo scorrere del tempo, le fasi di una giornata lavorativa o il preludio a qualcosa di imminente. Provate un po' a immaginare tipo la classica sirena da nebbia che suona all'interno di un dungeon e il tempo, l'intervallo tra un suono all'altro
diminuisce ed infine fa 3 suoni prolungati continui e poi ricomincia da capo. Secondo voi come reagirebbero i vostri avventurieri? Ecco, decidete la loro utilità ed inseriteli insieme agli indizi per decifrarli. I giocatori, secondo me, impazziranno. Allora, siete riusciti ad arrivare fino a qui? Alzi la mano chi è riuscito a vedere tutto il video fino a questo momento. Allora, ragazzi, a prescindere dalle cose che vi ho detto io, dal sistema di progettazione che ha il Dungeon Master Vintage, voi ragazzi dovete trovare il vostro sistema per progettare il vostro dungeon. Sì. Perché l'esperienza, per fare esperienza, bisogna innanzitutto certamente confrontarsi con gli altri, anche col Dungeon Master Vintage, ma ognuno deve trovare la sua strada. Non è detto che la mia strada vada bene per voi e il vostro gruppo, magari la mia la trovate troppo complessa e invece desiderate fare un dungeon più distinto, oppure un dungeon più semplice, oppure a voi interessa semplicemente uno di quei particolari che possono trasformare completamente l'avventura. Quegli elementi soliti, quei guizzi di genialità che il Dungeon Master ogni tanto ha e che riesce a infilare dentro per ravvivare anche la serata più smorta e magari proprio su quel mega dungeon che uno ha progettato e che pensava che fosse formidabile. Infatti non è detto che gli elementi che vi ho proposto io vadano bene per tutti i gruppi e a volte basta veramente poco per divertirsi e non serve assolutamente farsi tante pippe mentali su cosa fare prima e su cosa fare dopo. Ma ora la parola passa a voi, voglio sapere nei commenti voi come progettate i vostri dungeon, quali sono quegli elementi che non mancano mai nelle vostre progettazioni e naturalmente anche che cosa ne pensate di questo video, d'accordo? Pertanto ragazzi vi auguro sempre buon gioco, buon dungeon da Te lo do io il Dragons, ah no, Te lo do io il dungeon, dai, ciao ragazzi, buon gioco a tutti, ciao 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 ciao.